Buongiorno amici e amiche, Art Cinema Napoli, siamo qui a presentare questa mattina il nuovo lavoro di Lucio Fiorentino, Corey Sang. Una storia che detta così può sembrare superficiale, una storia intrisa invece di umanità, eccoci qua, siamo con il Deus Ex Machina, la mente di questa pellicola, un film interessante di grandissima attualità che ha anche dei risvolti sociali. Il film sì, nasce da, diciamo, ecco, l'incontro in particolare con Alessandro Fontanarosa, che è un musicista ed anche ex pugile, e diciamo da questi suoi talenti ho scritto una storia originale, ovviamente, che non è strettamente legata alla sua biografia, e che riguarda, come diceva anche Giallello Serao, riguarda nel mio film molto il rapporto tra padri e figli, sia rispetto al rapporto non risolto con padri assenti nel caso del protagonista, sia col diventare a propria volta genitori, cioè prendersi la responsabilità di passare all'età adulta. Il nostro protagonista fugge questa responsabilità e il destino, in qualche maniera, che non svelerò, invece lo riporta a questa necessità di prendersi questa responsabilità, diventare a sua volta in qualche maniera padre. Accanto a questo, tutto questo è veicolato attraverso la musica e il pugilato, in una parte di Napoli bellissima e ferita come Bagnoli, perché Bagnoli fa da sfondo alla nostra storia. Eccoci qua in compagnia di Lello Serao, stamattina presentiamo Corey Sang, un ruolo importante in una pellicola nuova nel suo genere. Sì, sicuramente, io ho accettato con grande piacere questa proposta di Lucio, perché intanto mi dava la possibilità di fare un ruolo adatto all'età in qualche modo, cioè fare il padre di Alessandro in questo film, e poi con sotto una, come dire, si legge nel film una forte tensione tra i due, tra padre e figlio, una serie di problemi non risolti sostanzialmente, e anche un episodio che ha caratterizzato e ha determinato la vita poi del figlio in qualche modo, quindi, come dire, una serie di elementi di grande tensione emotiva che spero poi in qualche modo siamo riusciti a rendere al meglio, e anche questa proiezione verso il futuro, verso questo bambino che lui vede per la prima volta dopo tanti anni e che va, come dire, a trovare, a guardare, a vedere da vicino per la prima volta durante l'allenamento del figlio in palestra. Quindi questo è un po' il racconto del mio personaggio, però mi sembra che il film invece comunque complessivamente sia una pellicola molto interessante, ricca di bei sentimenti in qualche modo. Va benissimo, grazie Lello. Grazie. Perfetto, siamo praticamente con quello che si può dire il cuore pulsante di questa pellicola, Alessandro. Sì, io faccio, in questo film sì, sono il protagonista, e diciamo che grazie a Lucio Fiorentino che ci guarda da lontano, ha creduto un po' in questa storia che ha fatto girare attorno a me, e niente, il film è stato per me un'esperienza molto, molto interessante, anche perché è stato tra virgolette il mio primo film, dove è stata raccontata in parte un po' la mia storia, ovviamente romanzata poi da Lucio, ma è stata un'esperienza molto, molto bella. E noi su questa bellissima esperienza vi invitiamo ancora una volta a venire a vedere questa straordinaria pellicola. Grazie Alessandro. Prego. Ragazzi, Antonio Fresa, solo per chi non lo conosce, ha musicato La gatta Cenerentola, oggi invece lo teniamo qua per i nostri microfoni per parlare di questo nuovo lavoro. Beh, grazie.
Il nuovo, parliamo di questo nuovo lavoro, no? Che è la... una composizione particolare? Sì, una composizione particolare, perché questo è un film che aveva diverse esigenze. Aveva l'esigenza di innanzitutto di sposare la musica originale con la musica del protagonista, perché lui è non solo è un pugile ma è anche un bluesman, e quindi c'ha questi, lui ha questi pezzi molto graffianti in napoletano, blues, chitarre elettriche, quindi andava costruito un contraltare proprio, diciamo, musicale che descrivesse anche la fragilità del personaggio, e non solo la fragilità e poi anche la sua, appunto, la vicenda all'interno del film, quindi sia il coraggio a cui, diciamo, deve fare appello il protagonista, e poi la storia d'amore. Comunque, anche una presa di coscienza, diciamo. Anche una presa di coscienza, sì, perché, diciamo, è proprio l'evoluzione del personaggio, questo, da un ragazzo, un profilo alla Fratelli Coen, quindi, appunto, al volo proprio. Perché la gente dovrebbe venire a vedere questo film? Ma perché è una storia cruda, ruvida, ma piena di passione, piena di emozioni sincere. Antonio Fresa, venite al cinema. Abbiamo visto la pellicola dopo tante interviste, è un evento imperdibile, dura soltanto in onda qui per due soli giorni, quindi dovete assolutamente venire a vederle, veramente, perché ne vedrete delle belle. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrizzano e Massimo Pacilio, venite al cinema.